siamo qua per, come avevo già accennato a suo tempo, c'era diciamo, un po' di un altro movimento all'interno della nostra società, nella compagine nazionale. E c'è, quindi come potete immaginare, abbiamo al nostro fianco Filippo Pancolini e Luca Destro. Parto da Filippo Pancolini e diciamo che ci è sempre stato vicino con la famiglia Pancolini della Cibunica negli ultimi anni, sia dal primo anno quando siamo partiti, nel 14-15, e con un occhio di riguardo sempre verso il settore giovanile. E due anni fa tirato un pochettino per la giacchetta da me e il buon Beppi Bergamin è venuto a darci una mano anche come persona fisica, diciamo, come socio. Era un programma temporale, diciamo, quest'anno ha chiaramente rinnovato la sponsorizzazione verso la società, anzi, diciamo, contribuendo in maniera maggiore rispetto a quella che erano i contratti precedenti, e questo bisogna dargli atto e ringraziarlo. Io come Presidente del Palo lo ringrazio, per cui fa un passo indietro per quello che concerne l'aspetto, diciamo, azionario, però è sempre vicino in maniera anche più forte come per quello che riguarda l'aspetto della sponsorizzazione nel settore giovanile, per cui un grazie di cuore a Filippo e alla famiglia Pancolini. E alla mia sinistra c'è Luca Destro. Luca Destro è il nuovo ingresso come azionista all'interno del Calcio Padova, non fa altro che prendere le quote di Filippo Pancolini. E Luca Destro, persona che conosco anche lui da diversi anni, sempre, diciamo, c'è sempre stato un po' dietro le quinte, vicino alla società, con un po' di sponsorizzazioni e di aiuti verso il settore giovanile. E in giugno-luglio ci siamo trovati, l'ho invitato a un pranzo, abbiamo parlato un po' di progetti del nuovo Calcio Padova, dei nuovi progetti attorno alla Serie B e tutte queste cose qui, e si è preso un po' di riflessione, dopo mi ha dato la sua conferma all'ingresso all'interno della società. Ecco, quindi questo è tutto, e a questo punto non resta altro che ringraziare Filippo e ringraziare Luca del loro sostegno che ci hanno dato e continueranno a darci. Per cui adesso lascio la parola a voi. Solo una cosa veloce, mi donè. I call you back. Sorry, ciao. Attendiamo. Bene, quindi io ho fatto questa introduzione e adesso lascio a voi le vostre domande, le vostre riflessioni. Io direi, magari se vogliamo partire da Filippo, ecco, direi che adesso lascio la parola a Filippo. Grazie Roberto, tanto voglio sottolineare che per me personalmente è stata davvero una splendida avventura. Sto parlando al passato, ma in realtà mi ricollego non solo l'esperienza specifica se è stato socio, ma il fatto che i colori di bianco scudati per me sono sempre stati importanti. Non ho mai nascosto il fatto di essere stato un tifoso fin da piccolo. Come diceva il Presidente, sì, tirato un po' per la giacchetta, ma in realtà era un sogno che covavo da sempre. L'aver contribuito in parte, il mio piccolo, alla possibilità di portare Padova dove è ora, grazie soprattutto alle persone che sono stati vicini, i soci e tutto lo staff, delle persone che ci hanno accompagnato, è stato per me davvero un motivo d'orgoglio. Sì, la mia uscita è legata, in realtà non è, cioè è un'uscita societaria, quindi di azionariato, ma in realtà non è un'uscita dalla società.
se vogliamo vedere dal punto di vista concreto, perché io come impegno fin dall'inizio, l'ho sempre rimarcato fin dai primi incontri, l'obiettivo era quello di sostenere in modo organico e strutturato le giovanili, che per me personalmente sono qualcosa di fondamentale per una società che vuole crescere nel futuro. Quindi in un certo senso e sostanzialmente, al di là degli impegni che comunque personali mi hanno anche portato per questa decisione, diciamo sostanzialmente ho traslato, anzi investito ancora di più nella società credendoci in questa strategia di crescita del settore giovanile, quindi apportando anche una sponsorizzazione anche più alta rispetto agli scorsi anni, e questo fa la Trade Union rispetto a quanto detto finora. Quindi sono davvero felice di quello che abbiamo vissuto insieme a tutti, quindi per me è una continuazione da un certo punto di vista, chiaramente con l'entrante del nuovo socio con cui chiaramente in società rimarremo in contatto e avremo modo di condividere quelle che possono essere strategie legate, ripeto, in modo particolare alle giovanili, ed è un programma, un piano che si sposa con un piano partito dalla Serie D, quindi per me rimane importante dare continuità nel tempo, quindi non è un programma, il programma va da sé, la definizione fine a se stessa, che dura un anno, due, siamo al quarto anno e quindi è qualcosa che continuerà anche nel futuro. Ci tengo a stare vicino a Calcio Padova in questo senso e questo supporto ci sarà, e lo confermo una volta di più. E, ecco, quindi insieme, interamente della società e dalla parte della Cibunigas come società, ci sarà questo supporto che non verrà a mancare. Su questo ci troviamo in linea perfetta. Cos'altro aggiungere se non il fatto che d'ora in poi si apre una fase un po' diversa, ma che mi vede comunque sempre, ripeto, nell'ambito societario a fianco della società. Ribadisco che quello di fare questa non è ancora una volta un'uscita dettata da situazioni interne, esterne o di mancanza di comunicazione o di interfaccia. C'è sempre stata chiarezza, è solo una svolta nell'ambito di un processo che avevamo iniziato anni fa, ecco, quindi spererei di continuare in questa direzione. Quindi ringrazio davvero tutti e auguro il mio ricordo al nuovo socio entrante. Grazie ancora a tutti. Sono io che ti devo ringraziare, Filippo, te, tuo papà, tua mamma, tuo fratello, di tutto quello che avete fatto e continuerete a fare. Ecco, perché diciamo, fa piacere sentire quando dici, ecco, oggi cambia un attimo solo la forma giuridica all'interno, però sarai sempre vicino al Calcio Padova come sei sempre stato, da tifoso, da imprenditore. E anzi, diciamo, il tuo messaggio lanciato, che era forse voleva essere una provocazione a suo tempo, mi dissi, no? Cioè, entro anche come azionista per cercare di smuovere un pochettino, sì, no? Il mondo industriale, commerciale padovano, no? Questo mi ricordo, quel giorno parlavamo a tavola anche di questa situazione, diciamo,
quindi dei messaggi importanti li hai lanciati, il mondo imprenditoriale si è fatto avanti e poi adesso abbiamo anche un altro imprenditore, padovano, cosa che conta in maniera particolare, diciamo, per mantenere avanti alta sempre la bandiera della padovanità. Adesso siamo anglo-padovani, sì, come sì. Diciamo. Hai toccato un argomento importantissimo. Questi messaggi poi non sono stati ci siamo parlati di questo. Ecco, sì. Per cui ancora grazie Filippo di tutto quello che hai dato, hai fatto e continuerai a fare con la tua famiglia per il calcio palla.